Ciao, sono Zane di Turbolab.it. Nel corso di questo video vedremo come scaricare l'immagine ISO di Windows 11 sul tuo PC. Se l'argomento ti interessa, seguimi. Prima di cominciare, vi ricordo che seguendo il link che trovate nella descrizione del video qui sotto, potete raggiungere l'articolo che abbiamo pubblicato su Turbolab.it, con la procedura passo passo, i link alle risorse delle quali parleremo fra poco e tutte le informazioni aggiuntive delle quali potreste aver bisogno. Ebbene sì, è proprio così. Microsoft sta per annunciare il successore di Windows 10, appunto Windows 11, che verrà rilasciato fra qualche tempo. Se però sei uno smanettone e vuoi provare in anteprima il nuovo Windows 11, ebbene le immagini ISO che ti permettono di installarlo proprio sul tuo PC sono già in circolazione. Bene, ma da dove si scarica l'immagine ISO di Windows 11? Ebbene, apriamo il nostro browser web come al solito e portiamoci sul nostro articolo turbolab.it/3281. Quindi scorriamo un po' la descrizione della pagina fino ad arrivare a questo link, download diretto immediato. Seguiamo il collegamento Windows 11 ISO e potremo atterrare su questa pagina che ci permetterà appunto di scaricare l'immagine ISO di Windows 11. Se però per qualsiasi motivo questa pagina non dovesse più funzionare, eccola qua, chiudiamola per il momento, scorriamo ancora un po' verso il basso e troveremo questo altro collegamento, Windows 11 download via BitTorrent. Chiaramente per scaricare da BitTorrent è necessario installare un client BitTorrent. Per tutte le informazioni aggiuntive ti rimando all'articolo dedicato che ho pubblicato qualche tempo fa. Quindi una volta installato il client BitTorrent possiamo seguire questo secondo link, Windows 11 ISO BitTorrent, eccolo qua. Non appena lo clicchiamo ci verrà chiesto conferma di avviare il programma. A questo punto partirà il client BitTorrent che ci offrirà appunto la possibilità di scaricare la stesso file, la nostra immagine ISO appunto di Windows 11. Una volta terminato il download, come utilizzare questa immagine ISO? Beh, l'operazione è molto semplice. Se in particolare vogliamo installare Windows 11 su un nuovo PC, dobbiamo trasferire tutto il contenuto dell'immagine ISO su una chiavetta USB. La procedura è identica a quella per Windows 10, quindi ti lascio il video dedicato che ho pubblicato qualche tempo fa. Una volta che abbiamo ottenuto la nostra chiavetta in grado di installare Windows 11, colleghiamola al PC, assicuriamoci appunto che il PC possa effettuare il boot da questa chiavetta e a questo punto la procedura di installazione di nuovo è la stessa che abbiamo già visto con Windows 10. Di nuovo ti lascio il link al video dedicato che ho pubblicato qui sul canale. Bene, da Zane di Turbolab.it è tutto. Come al solito fammi sapere qua sotto nei commenti se sei riuscito a scaricare l'immagine ISO di Windows 11 e se l'hai installata sul tuo PC fammi sapere anche cosa te ne pare. Ti piace, non ti piace, ti aspettavi di più? Tutte le idee, tutto quello che ti passa per la mente fammelo sapere tramite i commenti. Se invece il video ti è piaciuto, come al solito ti chiedo di lasciarmi un mi piace cliccando sul pulsante qua sotto, per me è estremamente importante, quindi grazie, grazie ad avere un anticipo, troverai un secondo per farlo. Se invece vuoi essere informato ogni volta che pubblico un nuovo video sul mondo dei computer, quindi Windows, Internet, Tech, Bitcoin e tutto quello che orbita attorno al mondo della tecnologia, non dimenticare di cliccare sul grande pulsante rosso iscriviti e sulla piccola campanella di fianco. Mi raccomando, non dimenticare la campanella. Al prossimo video. Ciao!